Grazie signora Presidente, grazie signora Ministra per essere qui. Nella mia interrogazione io sottopongo alla sua attenzione la questione del rilascio della carta d'identità per i bambini delle cosiddette famiglie arcobaleno. In data 3 aprile 2019 veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale una direttiva dell'allora Ministro dell'Interno che modificava le disposizioni di un altro decreto ministeriale del 2015 e ripristinava la dicitura padre e madre sui documenti di identità dei minori, con particolare riferimento alle carte elettroniche necessarie per l'espatrio. Congiuntamente a questo, un altro veniva modificato il DM 23 dicembre 2015 che specificava che le richieste di carte d'identità elettroniche valide per l'espatrio del minore, quelle domande dovevano essere presentate congiuntamente da padre e madre allo sportello anagrafico. Di conseguenza, cosa accadde nel 2019? Venivano immediatamente adeguati tutti i testi della modulistica e anche del sistema elettronico, con la conseguenza che soltanto le domande supportate da due genitori di sesso diverso venivano accolte e sono tutt'oggi accolte. È noto a tutti, non solo in quest'Aula, che la presenza di due genitori di sesso diverso non è una condizione comunque presente nella vita di tutti i minori. Penso semplicemente, senza voler andare troppo lontano, ai minori orfani. In particolare esistono nel nostro ordinamento bambine e bambini che per effetto di iscrizioni anagrafiche o di sentenze di adozione in casi particolari già passate in giudicato e regolarmente annotate a margine dei loro atti di nascita, hanno ad ogni effetto di legge. Non servono ricorsi, non servono tribunali, non serve Cassazione, hanno già ad oggi, ad ogni effetto di legge, due genitori dello stesso sesso, i quali si trovano oggi nell'impossibilità di richiedere ed ottenere per i loro figli un documento di identità corrispondente all'identità personale e sociale dei medesimi. Come sapete, il testo è depositato, io chiedo di sapere dalla Ministra Lamorgese semplicemente se si può ripristinare la dicitura esistente prima del 2019, dove la parola padre e madre erano semplicemente indicata con la parola genitori. Grazie senatrice Cirinà. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese risponde all'interrogazione illustrata. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione su alcune criticità che sarebbero derivate dalle modifiche apportate. No, scusate, mi sono sbagliata. Quindi richiamano l'attenzione su alcune criticità che sarebbero derivate dalle modifiche apportate in materia dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019. Con il predetto provvedimento sono state adottate modifiche al precedente decreto ministeriale 23 dicembre 2015 che hanno ripristinato sulle carte di identità elettroniche dei minori valide per l'espatrio le diciture padre e madre in luogo della dicitura genitori. Gli elementi riportati sulla carta di identità rappresentano i dati anagrafici del titolare risultanti dalla relativa scheda anagrafica tenuta dal comune di residenza e conforme ai rispettivi dati dello Stato civile nonché ai relativi registri. Il 9 gennaio scorso evidenzio che il TAR del Lazio ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di giurisdizione di 4 ricorsi giurisdizionali volti ad ottenere l'annullamento delle disposizioni del decreto ministeriale del 2019, ritenuto illegittimo per violazione di plurime disposizioni di legge. Ad oggi non risulta che i ricorrenti abbiano riassunto le cause dinanzi al competente giudice ordinario. Il garante per la protezione dei dati personali ha di recente comunicato di aver ricevuto segnalazioni in merito a delle criticità nell'applicazione del decreto ministeriale del 2019 in relazione ai profili riconducibili alla protezione 2019 in relazione ai profili riconducibili alla protezione dei dati e alla tutela dei minori, manifestando la disponibilità per l'individuazione di interventi finalizzati alla loro soluzione.
Abbiamo accolto come Ministero dell'Interno la disponibilità dell'Ufficio del Garante per un approfondimento della tematica e informo che già nei prossimi giorni sarà avviato dai competenti uffici del Ministero dell'Interno un confronto sul tema. All'esito delle interlocuzioni potranno essere definiti gli ambiti di intervento che dovessero evidenziarsi necessari. Una volta pervenuti a una complessiva valutazione sul tema, potrà essere fatto il conseguente adeguamento dei software idonee a immettere i dati relativi alle domande di rilascio della carta d'identità elettronica per l'espatrio da parte di coppie omogenitoriali, essendo comunque necessaria una previa modifica regolamentare. Grazie signora Ministra. Interviene in replica la senatrice Cirinnà per 2 minuti. Grazie signora Ministra, accolgo molto favorevolmente quanto lei mi ha detto. Ricordo che il garante della privacy si era espresso già sul parere preventivo a quel decreto del 2019, decreto ministeriale del 2019. Le ricordo comunque che noi dobbiamo anche dimostrare che al di là, come dire, dell'ideologia che un governo ritiene di portare avanti rispetto ad uno precedente, esistono dei diritti inviolabili che in questo momento vanno in qualche modo rispettati rispetto a questi bambini che sono ancora bambini di serie B in un paese nel quale basta avere la fortuna di nascere da una coppia eterosessuale e accedere a tutti i diritti. Questi bambini non hanno i nonni, non hanno gli affini, vengono puniti per il modo in cui sono nati e vengono puniti per l'amore dei loro genitori. Questo credo che in un paese laico, libero e democratico non possa continuare ad accadere.